Senz'altro domenica è il podcast di Radio Belle e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Ciao! Benvenuti a Senz'altro domenica su Radio Belle e Monella, benvenuti da Marco, Pippo e Gae al secolo, Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Ma io mi immagino chi ci sta ascoltando da casa, bravo, che si sta chiedendo, ma perché con un nome così siete in tre? Perché noi facciamo spettacoli ormai da 13 anni, spettacoli comici. All'inizio eravamo io e Marco in due. Bei tempi. Te ricordo, come bei tempi, scusa, come sì, bei tempi. Poi come succede in tante famiglie, si arriva al piccinin, È arrivato il piccolo. Curiosità vuole anche che Gaetano è rimasto piccolo. Ma basta, basta con sta storia. Avrete capito anche che dei tre sono io il santo. Sì, sì, anche questa domenica siamo di nuovo qui a tenervi compagnia in questa trasmissione, a condurre questa trasmissione. E cosa significa che questo? Che non ci hanno cacciato dopo la prima puntata. E questa è la prima notizia. Successo! Ma significa anche che tanti di voi hanno scritto perché vi è piaciuta la scorsa settimana, la prima puntata. Lettere di carta. Sì. Anche la lettera del nostro avvocato che intimava a farci continuare. Sono arrivate anche due fax, pensate un po'. Due fax. E sappiamo anche che molti di voi si sono organizzati con le scommesse. Bravo! Che scommesse? Ma come su quanto Pippo dovrà pagare questa settimana di multa? Ancora? Per il dialetto. Ricordiamolo per chi non ci avesse seguito la settimana scorsa, ogni volta, siccome noi siamo veneti, si sente vagamente. Un po' che siamo vagamente veneti, potrebbe scapparci ogni tanto, o anche ogni tanto tanto, ogni tanto tanto potrebbe scapparci una parola in veneto. Ecco, dei tre Pippo è il più incontinente, per cui quello a cui scappa di più è mi. 5 ecco, euro! No! 5 euro! Non sei giusto però, ragazzi! 10 euro! E ora taso! 15! Pippo, basta! Primi 15! Concentrati, Pippo, per piacere, anche perché questa è una giornata che per certi aspetti risulta essere molto complessa. Certo. Perché ci sono le europee. Sì. Beh, io sono preparatissimo. Giochiamo con Spagna, Croazia e Albania. No, che giochiamo? Però vi devo correggere, ragazzi. Non è oggi la prima partita, ma il 15 giugno. Dai, manca una settimana. Europee! Le votazioni, non le partite, non le differenza partite. C'è. Ma dai, veramente mi sembro così ignorante. Sì. Beccato. Allora, ci sono le elezioni europee, dobbiamo stare ben attenti a quello che diciamo o non diciamo. Se noi non ci interessiamo di politica, siamo molto preparati, ma non ci interessiamo di politica. Io sono preparatissimo, io ho una carriera. Ma guarda che io ho seguito la politica da tantissimi anni. Pensa che la prima volta che ho votato c'era il ballottaggio tra Camillo Benso Conte di Cavour e Garibaldi. Ma cosa? Aspettano altri 5 euro. Comunque non sarà un problema contenere gli ospiti che ci verranno a trovare questa mattina, a partire dalla nostra Elsa con la sua posta del cuore, il maestro Alberigo Fuffa e i suoi racconti sportivi, poi Mary Jacopone con i consigli economici, anche se tra pochissimo arriverà l'assessore Ciano Continti. E allora sì che sono preoccupato. Allora a tra pochissimo. Lo ribadiamo subito per l'ospite che è qui presente e per tutti quanti gli ascoltatori a casa. Oggi non si può parlare di politica. Lo diciamo soprattutto perché l'ospite qui presente è proprio l'assessore Ciano Contin. Ciao persone, gli ascoltatori. Se uno non vuole parlare di politica, Ciano Contin è la persona indicata per. Lo so, ma era già segnato per tempo che doveva essere qui come ospite. E lui ci ha garantito che però farà il bravo. Ci mancherebbe altro. Ricordiamo innanzitutto che lei è leader del movimento politico molto buio Femociaro, insomma, in questo momento storico, economico, politico molto buio, ragazzi, è senz'altro importante fare Ciaro. Ho addestrati Puito, assessore, lei è a contatto con i leader della terra, con i grandi della terra, con cui è grande confidenza, no? Senz'altro, prima di venire qui ero al telefono con la Ursula? Von der Leyen, credo che sia lei. Voi stavate discutendo di questioni importanti, vuole venire in vacanza sottomarina quest'anno. Mi chiede consigli dove mangiare. Ciao, where do we eat good in Undermarine?
dove mangi bene a Sottomarina? Without other there are senz'altro without other many places to go to eat, molti posti dove andare a mangiare, certo. You eat little fry frituretta escape Holly leader capesante. Vabbè, ecco, possiamo parlare Holly boss. Allora, il regolamento prevede che possiamo parlare della von der Leyen, ma non citi nomi di politici italiani, no, per favore. Guarda, per non sbagliare, per non incaperare in errori, ho perfino scritto il mio intervento. Prego. Intervento di oggi aperte sul tema della sana alimentazione. No, credo sia verte. Sì, però sono 5 euro ogni volta che si parla in dialetto, allora ho detto. Ma no, verte in quel senso, verte italiano, non è dialetto. Dialettale, ma in questo caso. Sì, ma in questo caso credo. Vabbè, parla che nel mio caso pagherebbero i cittadini. Ma cosa? Torniamo al tema della sana alimentazione. Noi veneti spesso in estate mangiamo male perché purtroppo nei supermercati non ci sono più commessi che parlano in dialetto veneto, capisci? No, questo non riesco a seguire. Nel senso che tu veneto vai in supermercato, chiedi della frutta, ma la chiedi in veneto perché nessuno sa come si dice in italiano. Mi lega un chilo di perseghi. Cosa sono i perseghi in italiano? Nessuno lo sa. Peschi, credo. Bravo, ma voi lo sapete perché siete grezzi. Ma pochi lo sanno. Allora, caro, fare chiarezza una volta per tutte su della frutta che non sai mai come si chiama in italiano. Scusi, ma lo sai in veneto. Non riesco a seguirla, però no. Sta zitto. Gli amui. Via degli amui. E come se non capisci, devi dire susine. Ti rendi conto a che punto siamo arrivati? In veneto è susine. Susine in italiano. Non è che siamo arrivati a questo punto. Si dice susine e sì, susine. Sì. Esempio, sto toso è cruo come un amoio. Esso è immaturo. Oppure, mi dia degli armeini. Armeini sarebbero le albicocche. Bravissimo, sì, lo sapevo. No, io l'ho già sentita, ma no. Le brombe. Allora, questo lo sappiamo. Sono le brombe. Sono le prugne. Bravo. Sì, dipende anche dal contesto. Esatto. Facciamo un esempio. No, quando, attenzione all'esempio. Quando la mia signora si lagna, mi cascano le brombe. Questo è il contesto. Esatto. Comunque, grazie per questa sua rubrica di utilità sociale. Io, sulla frutta per i veneti, io non avrei mai immaginato. E soprattutto, grazie per non aver parlato di politica. Sì, esatto. Non è finita qui. Dopo l'ultima parte sui meloni. No, scusa. Grazie all'assessore, grazie. Niente, assessore, proprio alla fine del suo intervento è caduto sulla buccia di banana. No, per dire. Non possiamo dire nulla. Però la ringraziamo per aver passato questa domenica elettorale con noi. Resti in ascolto qui su Bella Monella perché tra poco arriverà un ospite. Perché qui a Senz'altro Domenica noi facciamo questa cosa per cui chiamiamo un componente di questa grande famiglia e la conosciamo, gli facciamo raccontare anche una barzelletta. Addirittura? Sì. Beh, sapete che io sono il re delle barzellette, come dice in Francia, the king of the barzellette. Francia. Insomma, non credo che si dica così. Le roi. Faccio pubblicità. Mi racconto una barzellettina così, no? E ora c'è, sai cosa dice il marito quando la moglie torna da fare shopping con quattro paia di scarpe? No. Sai cosa le dice? No. E pare nove. E invece se è 8, capisci? Carina. Se, pare 9. In Veneto. Sì, in Veneto si direbbe pare 9, sembrano 9. Ma se è 8, perché se tu fai sti qua il contenitore delle scarpe, ne hai 2 di solito, no? Sì, no, ma di solito, sì, 9 nel senso 2. In Veneto sarebbe 9. No, lui 9. Interpretava. E con... vuol dire 9? Certo. Contiamo insieme le scarpe, no? Fai 4 più 2 fa 8. No, 4 più 2 fa 6, 4 per 2. Siete sicuro? Sì, certo che sia. Ma poi perché le spiega che era chiarissimo prima? Perché mi non avevo capito tanto sta cosa. Mi era fatta dire, ma non so. Allora, noi facciamo un po' di pausa, le spieghiamo la barzelletta e poi noi torniamo qui. Gentilissimi. Ciao persone. Notizie fuori tempo. Questa rubrica si chiama così perché siamo andati a pescare delle rubriche dell'antichità. Notizie fuori tempo. Perché si chiama così questa rubrica? Perché mi sono occupato personalmente di recuperare notizie di centinaia di anni fa per commentarle adesso.
cioè centinaia di anni fa non c'erano le a radio, i social, i programmi televisivi, tutto attaccato, non si scrive tutto attaccato, sì, a radio, radio, certo. Va bene, non sapevo e quindi andiamo a commentarle noi adesso, le commentiamo noi adesso, notizia curiosissima, parliamone ora. Bravo. Siamo nel mese di giugno 1606, 418 anni fa, quando il celebre pittore Caravaggio, conoscete Caravaggio? Caravaggio. Salutiamolo se ci sta ascoltando. Ciao Caravaggio. Un po', non credo che mai sia. E stava giocando a pallacorda. Sì. Etano spiega cos'è la pallacorda. Perché devo spiegarla io la pallacorda? Cioè che una cosa. Vai, vai, a pallacorda. Tu lo sai adesso. Certo, la pallacorda. Lo sa tutto Marco. Senti, la pallacorda. Ma non devi leggere. La pallacorda o trincotto è l'antenato dell'attuale tennis. Ove si doveva lanciare una pallina oltre una corda con l'ausilio di una racchetta allacciata al braccio. È facile. Facile perché lo legge. È facile. Vi siete messi d'accordo tu e il signor Wikipedia qua, per piacere. Impegnarsi un po' di più, Gaetano. Ma andiamo avanti. Insomma, per sei bravo ma non ti applichi. Durante una partita di pallacorda cosa succede? Caravaggio viene ferito perché stava discutendo con un suo avversario. I gabaruffa praticamente, ma durante con, una partita. Con, come si chiamava il suo avversario? Tale Ranuccio Tommassoni. Ranuccio Tommassoni, certo. Ti ricordi, no? Sì, no, seguo molto il padel. No, cosa? No, pallacorda, sì. Insomma, cosa succede? Che Caravaggio reagisce, lo colpisce e sto Tommassoni muore sul colpo. No, scusa, sì. scusa. Tu mi stai dicendo che il grande pittore Caravaggio gacopà uno perché gli gabaruffa durante una partita di pallacorda. E intanto hai usato troppo Veneto, sei almeno 40 euro. 40. Ma sì, ma le spendo multa, volentieri multa. Perché mi pare una, cioè una cosa assurda. Invece ragazzi, è un fatto storico. Addirittura questo. Sì. Ma io non pare lo sapevo, anche che spesso Caravaggio fosse finito nei guai per colpa di debiti di gioco. Ah, personaggino Caravaggio. Ma ti pensa, no? Ironia della sorte. Nel 900 chi c'era nella banconota da 100.000 lire? Ti ricordi? 100.000 lire che era il baffo, col pizzetto. Ma che ne so, Caravaggio! Vero. C'aveva debiti di gioco dopo 300 anni sulle... finisce sulle banconote. Però questo fa capire che Pippo è ricco di famiglia. Questo non me lo ricordo, non mi ricordo la Montessori sulle mie linee. Esatto. Comunque, cosa succede poi? E viene condannato a morte Caravaggio per questa vicenda. Ma scusa, ma sì, per decapitazione. Addirittura, ma sì, non è decapitato però. No, perché è scappato, viveva a Roma, è scappato, è andato in esilio in tutto il resto d'Italia, ma la sua arte è stata un po' condizionata. Certo. Infatti, sì, tra le sue opere più famose ci sono Davide con la testa di Golia e la decollazione di San Giovanni Battista. Diciamo che è stato un po' impressionato dalla vicenda. Certo. Curiosa questa storia di Caravaggio, io non la conoscevo. Però, conoscevo. Perché ci hai raccontato questa storia, Pippo? Perché? Questa Qual è il messaggio di questa storia? Vediamo che sei profondo, non come Gaetano. Ma che, ma cosa ci insegna questa storia? Marco, sentiamo te. Allora, secondo me insegna che anche di fronte a un errore fatto nella propria vita, comunque puoi rivalutarti e diventare un grande. Allora, interessante, ma no. Secondo me che a volte dietro un grande talento si nasconde un grande tormento. No, bella. Non ci arrivate proprio, ragazzi. E quale sarebbe? L'insegnamento è che se sei un pittore e vivi a Roma, non sta a giocare a pallacorda. Ma cosa? Ma che insegnamento è? Ma che rubrica è? Radio Belle Monella sa parlare ai vostri cuori e lo fa attraverso una rubrica che è tutta al femminile. La rubrica si chiama Lovely Elsa e torna a trovarci la nostra Elsa Pagin. Buona domenica a tutti e viceversa. In che senso? Bentornati a questa nuova rubrica, una rubrica tutta al femminile che parla di problemi d'amore, che cerca di risolvere i problemi d'amore. Ci proviamo, dico sempre, io non voglio pene in amore, basta pene per tutte. Non è un grande augurio detto comunque. Vabbè, allora sentiamo oggi a quale domande vuole rispondere. Allora, sono arrivate dozzine e dozzine di mail con le vostre segnalazioni e oggi le vogliamo leggere tutte e due. Dai Gaetano, no, ha detto dozzine, sole. Vado a leggere la prima. Ciao Elsa, sono Whitney da Houston, da non confondere con la cantante. Immagino di sì. Ho un problema: il mio uomo ha sempre voglia di fare l'amore, appena finiamo vuole ricominciare mattina, pomeriggio e sera, giorno dopo giorno, senza sosta. Cammina. Io non ne posso più, sono sfinita. Cosa posso fare? Dagli il numero mio. No, Elsa! Insomma, è chi troppo e chi nulla. Vado a leggere la prossima domanda. Cara Elsa, con mia moglie non c'è più dialogo. Cosa posso fare? Ce lo scrive Ricky da Dubai. Allora, intanto bisognerebbe capire chi ce l'ha scritto. No, Ricky da Dubai. Ricky da Dubai. Sì, ho capito, ma bisognerebbe capire chi sei tu. Ancora. Che ci scrivi. No, ma ha detto Ricky da Dubai. Ricky da Dubai. Ma quale?
In che senso? Ce ne sono tanti ricchi a Dubai. No, per piacere. Lo sapevo che finiva così. Vabbè. Comunque il dialogo è importante in una coppia. Bravo. Vi dico, non fate come me, che ho finito una relazione proprio per assenza di dialogo. Ah, a me mi è stupito che l'abbia avuta. Essere per piacere, Pippo. Allora, per piacere. Pippo, era una storia che è iniziata proprio così con un colpo di fulmine. Lui era l'autista dell'autobus che mi accompagnava a casa quella sera. C'ero solo io in autobus. Solo lei. Mi ha guardato dallo specchietto e siamo innamorati. Così. Tanto in fondo. Per piacere, Pippo. Per piacere. Negli ultimi posti. E niente, siamo andati a convivere la sera stessa. Come la sera stessa? Sì. Proprio un colpo di fulmine, vi ho detto. Bello. Poi, però, l'assenza di dialogo ha ucciso la nostra coppia. E infatti, dopo tre anni l'ho lasciato perché non ci siamo mai parlati. C'era più totale assenza di dialogo. Ma vi sentite ancora con. Ma non ci sentivamo neanche allora perché non c'era dialogo. Avete ancora, cioè, nel senso, comunque. Un minimo. Non lo so. Non me l'ha mai detto. Non c'era dialogo. Ma almeno il nome, scusi. Ma io non ho mai chiesto. Io non. Ma scusa, non è credibile che in tre anni uno non sia mai detto una frase. Non si parla al conducente dell'autobus. Oh signore, non ci posso credere. No, va bene, alla prossima settimana con nuove rubriche d'amore per tutte voi. Sì. Grazie Elsa Fagin. Non si parla il conducente, avevo capito adesso. Noi tre, cioè Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, siamo qui a Radio Belle Monella, ma siamo un po', come dire, nuovi in questa grande famiglia. E quindi ogni domenica vogliamo conoscere un componente di questa splendida famiglia. Bravissimo. E oggi abbiamo qui con noi Monica! Stendi il vovetto, stendi l'ovation, Pippo. Monica Morgan, la ora delle voci più belle, non solo la voce. Diciamolo, sei una delle presenze più belle di questa famiglia. Esatto. Allora, lo dice ogni settimana, vero? No, ad Andrea Ferrara la settimana scorsa non ce la siamo sentiti, però a te lo diciamo. Come si chiama questa rubrica in cui intervistiamo lo staff di Belle Monella? Vero, la stessa espressione che abbiamo avuto noi. Allora, per conoscerti abbiamo preparato delle domande. Sì. Quindi, domande veloci, risposte veloci. Ma iniziamo. Facili. Vai. Monica Morgan, qual è il nome e qual è il cognome? Ma sei evidente, no? Questa è abbastanza. Lo so, faccio io una. Hai iniziato a fare la DJ a 14 anni. Sì. Cioè, come si diventa così bravi in soli 10 anni? Dai! Quest'anno ne faccio 27. Scusa, ho fatto malissimo. Quindi 17 anni sono stata brava. Sei stata molto brava. E cercando in internet scopriamo che il tuo nome completo è Monica Frigo Morgan. Confermi? Oh, ragazzi, no, perché non ho mai detto in questa radio. Hai capito? Ho rovinato così. Però la domanda vera è, il frigo ce l'hai ancora? No, perché ti conservi benissimo. Esatto, perché dormo là. Bene, allora, siccome non abbiamo niente da fare, sono preoccupata della vostra ricerca in internet. Aspetta, questa ricerca in internet con la modalità safe search attiva. Allora, cercando su internet, non so, la roba di Google, no, che lascia stare. Va bene così. Vabbè. Allora, cercando su internet ho trovato che la dottoressa Monica Morgan è specialista in endurologia e calcolosi e urologia mini-invasiva. La dottoressa Monica Morgan lavora presso la Houston Methodist Urology Associates a 4,8 stelle su 5. Ma no, forse 399 valutazioni e 67 commenti. Forse non è. Monica, come si curano i calcoli? Signora, peraltro, la conosci, facciamo delle domande serie e sensate, le diamo anche la possibilità di rispondere cortesemente. Allora, la tua collega in Sorelle d'Italia è Paola Cavinato. Sì, che non avete voluto qua oggi, dillo, la prossima volta, esauriamo subito tutti. Insomma, se passa la voce che queste sono le interviste, questa non è la qualità, più nessuno. E allora, tre aggettivi per descriverla. No ragazzi, l'ultimo safe search. Ok, safe search. Così tecnicamente non ci sia sorella un aggettivo per qui. Sorella d'Italia. Abbiamo l'ultima domanda, Pippo. L'ultima domanda è: chi butteresti in mare giù da una barca tra Marco, Pippo e Gaetano, sapendo che Pippo ti ha preso le chiavi della mano? Chi vuoi che buttare giù? Vabbè. Allora, finché Monica ci pensa, noi ci prendiamo una piccola pausa e ci risentiamo tra poco.
inizia questa seconda ora di Senz'altro Domenica e inizia sempre in compagnia di Monica Morgan. Naturalmente noi tre che facciamo da padroni di casa per una volta qui, cioè Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, sempre a Senz'altro Domenica. Monica, abbiamo ascoltato le tue risposte. Ma non ha parlato! Ma non l'abbiamo dato, abbiamo fatto le domande, ma lei aveva la possibilità e si è avvalsa del diritto di non rispondere. E questo rispondere. È vero, in un caso è vero, sì. Però adesso devi parlare, perché questo momento è dedicato proprio al nostro ospite. In una inversione di ruoli. Spiega. Allora, noi non siamo speaker, ma facciamo gli speaker. Tu non sei comica, devi fare la comica. Ragazzi, ma io sono terribile, però. Ma anche lui. Il livello rimane quello. Io dai, volevo fare un personaggio. Un personaggio che è l'assessore Ciano Conti. No! Però non sono qui capace. Con noi fino a pochi minuti fa. Tra l'altro, che è uno dei miei idoli, ma non sono capace, quindi vi racconterò una barzelletta. Ok, va bene. Prima Monica, però consentici anche di ricordare il regolamento di questa parte. Perché questo non è mica semplicemente vengo qui e racconto una barzelletta. No, è proprio un contest. Tutti voi, tu e i tuoi colleghi passerete qui da noi a raccontare una barzelletta nell'arco dei prossimi mesi, ma c'è un regolamento molto preciso. Perché ci sarà un vincitore alla fine, certo. Noi tre saremo i giudici, il nostro insindacabile giudizio inflessibile decreterà il vincitore. Solo la barzelletta che ci farà più ridere. Bravo. Però. Perché non è detto però. Se per caso passate di qua, non so, con delle ceste di frutta, delle birre, dei vini. Ma che frutta, ceste, proprio del denaro, anche volatini. E ripetiamo, anche ceste di denaro. Certo. Va bene tutto, siamo molto corruttibili noi, esatto. Sai? Che bello, ragazzi. Sappi questo e poi facci ridere, Monica, vai. Allora, ragazzi, io ho scelto una freddura per l'occasione, ho interpellato un'autrice importante. Io so che lavora con tre bravetti, ma insomma, che se la cavano, allora ho pronti? Vai, perché vai, è vai. Corta. Sì, dovete, vai. Dovete capirla. Dovevo capirla. Vai. Quindi anche da capirla. È la freddura di Monica Morgan. Vai. Ragazzi, è scientificamente provato che ogni corpo che sale su di una bilancia si arrabbia. Guarda Monica, posso dirti sinceramente, non credo che vincerai. Però ti è piaciuta tantissimo. Allora sei sul podio. Ringraziamo Monica Morgan, la lasciamo alla sua domenica. Grazie. E grazie per essere stata con noi. Grande Monica Morgan. Grazie. Se ti ricordi, Marco, nella scorsa puntata abbiamo tentato di raccontare le gesta di un grande sportivo veneto, tale Sandro Salsarosa. Sì, abbiamo tentato perché poi non siamo riusciti a raccontarla questa storia. Ci riproviamo oggi allora grazie al maestro Alberigo Fuffa. Grazie maestro. Per essere tornato, maestro. Questa è una storia di sforzo e di sudore. Sì, maestro, ha la carta igienica in mano. Se ma questo è un cimelio, gli inglesi dicono memorabilia. Ah, non so. Ed è un cimelio che racconta una di quelle storie in cui sembra tutto andare a rotoli, o come dicono gli inglesi, tenderly. Cambiare tutto basta alle volte un piccolo verso di un uccellino, come dicono gli inglesi, microchip. Questa è la storia di uno dei più grandi talenti sportivi che il Veneto abbia mai conosciuto, Sandro Salsarosa. Bene, perché la volta scorsa abbiamo iniziato a parlarne, ma non abbiamo praticamente parlato di lui. Si è detto tutto. No, fosse figlio di un magnate della maionese, di una delle cantanti della SketchUp, si è anche detto che avesse comprato un divano di poltrone e sofà a prezzo pieno. Salsarosa fin da subito sapeva di avere delle grandi opportunità, ma non sapeva che ben presto avrebbero bussato alla sua porta gli eventi, il destino, il fato, come dicono gli inglesi, toc toc, chi è? Certo. Chi è? Sì, però possiamo sapere qualcosa su sta carriera, almeno lo sport di Sandro Salsarosa? Ti dico subito che ha vinto due ori olimpici a Mestre 2018, San Benedetto del Trontolo a 2022. Mi sono persi. Sapevo che ci fossero però questi grandissimi successi. Mestre olimpiadi. Al pari di quello di grandi altri campioni, come ad esempio Johnny Bighignolo. Johnny Bighignolo, straordinario campione mondiale di salto in lungo su sabbie mobili. E lui, ricordiamo, con l'unico salto valido per il record, ma anche la sua curiosa assenza alla cerimonia di premiazione. E torniamo a Sandro Salsarosa. Ma la sua storia parte da una vita di povertà.
la stessa povertà che gli inglesi chiamano gnaschei, gnaschei. Certo, il famoso slang. La stessa povertà che ha caratterizzato la vita di un altro grande campione, il più grande talento calcistico che il Veneto abbia mai conosciuto, Vanni Ceggia. Sì, però concentriamoci. Il più grande talento perché lui veniva da una famiglia povera, suo padre era un notaio, sua madre un chirurgo. Non aveva i soldi per comprare un pallone, decise di fabbricarsene uno da solo riempendo un sacchetto di nylon blu con dei sassi. Ma come? Ma quando andò a colpire di testa per imitare il suo idolo, la dieta inglese Mark Hartley, inspiegabilmente la sua testa fece crack e da lì non giocò mai più. Certo, mai più. Ma tutti lo ricorderemo come Vanni Ceggia, detto Elmona. Sì, ma non serve adesso parlare di Vanni Ceggia che salutiamo, ma parliamo di Sandro Salsarosa. Però purtroppo il mio tempo a disposizione è scaduto. Però abitanti del pianeta Terra, voglio lasciarvi con le parole di un grande campione di scacchi che diceva: la partita finisce quando il re cade, non quando il pedone si ingroppa alla regina. Ma maestro, per favore, grazie al maestro Alberico Fuffa. Velocissimo, e che giusto come diceva Silvia, noi non sappiamo. Ok. Senz'altro domenica con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Io sono Pippo e mi occupo ogni domenica mattina di preparare un quiz per i miei amici Marco e Gaetano. Bello, bello, a me piace un sacco, a Gaetano meno. Ricordiamo decisamente che non mi piace. Noi non conosciamo le domande. Esatto. Di no, ma mi viene il dubbio che Marco in realtà le conosca. No, 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 perché no, tu Pippo alle volte secondo me parteggi per lui. Io sono onesto, le domande le conosco solo io, soprattutto le risposte. Allora, però a questo gioco possiamo giocare tutti anche voi che ci ascoltate. Sì, vediamo tra noi indovina prima. Allora, qui si è ispirato all'anno 1996. Cosa è accaduto in quell'anno? Certo. Prima domanda: a giugno del 1996 chi era il primo della classifica musicale italiana? Allora abbiamo i Corona con The Rhythm of the Night. Vabbè, e Gaetano ora ci canterà. Ma era i Corona o Corona? No, no, vabbè, non so, secondo me Corona forse. Oppure Eros Ramazzotti con Dove c'è musica. Oppure gli Aerosmith dal film Armageddon con I don't want to miss a thing. Io direi Corona. Marco? Io direi che tu non sai madrelingua inglese. Bravissimo, ma dacci un'opzione. Corona entrambi. Sbagliato, ragazzi. No. Era Eros con Dove c'è musica. Ah no, non l'avrei, non me lo ricordavo. 0-0. Poi ancora dopo ti chiamo Eros. Allora, nel 96 c'erano i campionati europei di calcio. Certo. Sì. Dove si giocarono e chi vinse? Allora, si giocarono in Inghilterra e vinse la Germania. Si giocarono in Germania e vinse l'Inghilterra. Impossibile. Si giocarono in Francia e vinse la Francia. Gaetano. No, non è stata la Francia, secondo me, quindi vado per esclusione, sono d'accordo con Marco. Inghilterra vinse la Germania. Marco? Quello che ha detto Gae. Ma è facile così quello che ha detto Gae. Però così ce la giochiamo fino alla fine in pari. Bravo. Ragazzi, avete proprio ragione. Bravo Gae. In Inghilterra alla fine siamo pari. E vinse la Germania. Alcuni giocatori che vi ricordate? Vi do un punto se vi ricordate dei giocatori. Pantegana bionda, Klinsmann. Klinsmann, bravo. Io mi ricordo grandissimo portiere Oliver Kahn, di cui abbiamo anche una traduzione. Esatto. Poi c'era Mattia Sammer, il libero. Sì. Ah, e poi c'era l'amico di Trappattoni. Chi è? Strunz. Bravi, esatto, siete molto competenti in ambito calcistico. Solo in quello. 1996, Olimpiadi di Atlanta. C'erano anche le Olimpiadi. L'Italia conquista 13 ori. Certo, 13. Io vi dirò. Sì, l'hai detto. Io vi dirò i nomi di alcuni di questi atleti. Voi dovete indovinare lo sport. Ok, vai. Antonio Rossi. Canoa. Bravi. Paola Pezzo. Scherma. No. Non lo so. Mountain bike. C'è lo vicino. Ma poi insomma non è scherma, mountain bike. Roberto Di Donna. Questo non è Roberto. Questo era una pistola. No, un tiro con l'arco. Sì, comunque era un tiro. Silvio Martinello. Ciclismo. Bravi. Yuri Kekikiyuri. Ma dai, il signore degli anelli. Certo. Alessandro Puccini. Ah no, questo Puccini. Ma non ha fatto, non era quello che faceva le opere. Non è un altro. No, molto più giovane questo. Puccini giovane. Che vinse tutti gli italiani ogni anno. Barista. No, quello era Cappuccini. Scherma, ragazzi. Scherma. L'avevo detto prima. Bravo. Dai. Quindi andiamo all'ultima, vai. Ultima domanda. Gaetano Rocco Guadagno nel 1996 aveva già 22 anni. Sì, già. E quell'anno fece una cosa per la prima e ultima volta. Festeggia la vittoria della Juve in Champions. B. Ruba la merenda a un bambino con cui faceva ripetizioni. Vergogna. Sì. Da ubriaco picchiò Prezzemolo a Gardner. Vabbè, dai, ma è facile, è evidente quella della Juventus. Ho festeggiato. Sbagliato. No, è vero che la Juve ha vinto la Champions, ma secondo me sono vere tutte e tre. Bravo, Marco! Ho vinto! Ma non è vero! Vergogna. Ma
Sevolo picchiato nel 97. Ecco. Torno a trovarci e non riesco a farmene una ragione il nostro consulente finanziario Meris Jacopone. Ora io non capisco, non capisco come abbia potuto riscuotere così tanto successo. Ma se piace al pubblico è giusto anche che ritorni. Perché Meris sa parlare alla gente, sa dare consigli di economia in maniera semplice e chiara. Quindi grazie e bentornato Meris. Vabbè, bentornato Meris. Ragazzi, ciao ragazzi, ciao amiche e amici di Radio Bella e Monella. Come dico sempre, i tuoi soldi con Jacopone sono in mani buone. Lo slogan di Meris Jacopone. È il mio slogan, ragazzi. Andiamo a bomba subito sui consigli pratici. Puoi darcene uno pratico almeno questa settimana? Su, ad esempio, un altro, l'unico probabilmente, su come investire i nostri soldi. Tipo, meglio investire o meglio tenerseli, come si diceva una volta, nascosti sotto il materasso? Bravo, Gaetano, che domande mi fai, Gaetano? Mi deludi, i soldi vanno investiti, Gaetano. Bene. In momenti come questi, con un'inflazione alle stelle, i soldi vanno investiti. Certo. Ragazzi, l'inflazione sta galoppando. Io l'altro giorno ho fatto una passeggiata a cavallo, mi ha superato l'inflazione. Stiamo attenti, ragazzi. Quindi il consiglio è non tenerli sotto il materasso. Ma non tenerli anche perché sti soldi sotto il materasso, da dove arrivano? Bravo, bravo. Che provenienza hanno? È meglio tutto digitale, tutto tracciato. Giusto, giusto. Stiamo giusto. Attenti, ragazzi. L'agenzia delle entrate ha fatto fare i materassi in memory. No! Anche se te nascondi denaro sotto il materasso, il materasso si ricorda tutto. Prestiamo attenzione e tuteliamoci. Che consigli utili ci dà Meris. Ma che consigli utili? Questo è uno che parla, non dice granché. Bravo, poi, bravo, curiosità. È già la seconda volta che vieni qui in trasmissione con lo zaino addosso. Ma cosa ti serve zaino? Devo partire, sono in partenza per l'estero, Gaetano. Cioè stai scappando, no, questo mi stai dicendo. Sta andando incontro ai miei clienti, Gaetano. Okay. Ho un vecchio cliente che si è trasferito in Brasile, mi ha chiesto consigli economici, mi ha detto di andarlo a trovare perché mi deve proporre un grosso affare. Cioè, capito? Caspita. A clienti internazionali. Come l'hai conosciuto questo in Brasile? Beh, questo è un mio cliente italiano che si è trasferito in Brasile per amore. Lui è uno che viaggia, ha sempre viaggiato tanto, ma poi si è trasferito proprio là in Brasile perché ha trovato moglie. Che bello, che pensate bello. Che in un colpo solo mi ha detto di aver trovato la donna dei suoi sogni e il suo migliore amico. No, io non andrei oltre, non voglio indagare. No, perché non gli ha detto di andarlo a trovare perché gli deve proporre un grosso affare. Dici Pippo che devo stare attento. Stai attento, Meris. E allora prestiamo attenzione e tuteliamoci. Tuteliamoci. Grazie a Meris Jacopone. Grazie. Anche in questa puntata ritorna la rubrica che è piaciuta tantissimo la settimana scorsa, spunti a lunga conversazione. Bravo. Cioè, sono spunti di conversazione interessanti, aneddoti, curiosità che puoi rivenderti non solo oggi, ma per sempre. Ma per sempre, perché quando sei in compagnia non sai mai di cosa parlare, no? Rischi di stare insieme in silenzio e cosa fai? Bevi e ti ubriachi pur di passare del tempo. Complimenti per le tue domeniche. No. Noi con la nostra rubrica vogliamo darvi spunti per iniziare discorsi interessanti, regalandovi aneddoti e curiosità che vi faranno sembrare intelligenti. Sì, perché non serve esserlo, basta far finta. Allora, anche questa settimana vi racconteremo alcune curiosità del mondo animale. Certo. Grazie a questi spunti voi potrete intrattenere i vostri ospiti, far bella figura davanti a gente nuova, far finta di essere colti, istruiti, insomma. Dai, iniziamo con prima curiosità. Vai. La medusa di mare, chiamata immortalità, non a caso è perché può rigenerare se stessa da un solo frammento del suo corpo e vivere per secoli. A voi piacerebbe vivere per sempre? Sì. Io ho un progetto, tra l'altro. Sì? E il progetto è di non morire. Lo stesso progetto che avevi di quando volevi farti il codino dietro? No, questo è molto più realizzabile. Okay, per fortuna quello non l'ha realizzato. Il mio progetto è non morire, no? Arrivare al momento che qualcuno inventerà una macchina del tempo. Sì. Ma siccome io avrò già visto tutto, tornare indietro, giocare all'otto e diventare miliardario. Non so se avete capito. No. Seconda curiosità. Sì, ecco, bravo. I gatti possono allattare i ricci. Peccato, io ho capelli lisci. Ma no, i ricci, gli animali. Animali. Sì, okay, sì, sì. Simpaticissimi animali, col musetto carino. Come te. Comunque, allora. voglio salutare, se mi consentite, tutti i ricci in ascolto. In particolare, il più famoso tra tutti i ricci, Lionel. Ciao. Lionel Ricci. Ciao. Anche Antonio Ricci.
Per piacere, allora, terza curiosità. Gli scienziati hanno scoperto che il belato delle capre non è uguale in tutto il mondo. No, non credo. Sì, il verso delle caprette ha un'intonazione e una pronuncia differenti a seconda del luogo di provenienza degli animali. Ma dai. Esattamente come accade per gli esseri umani. In Francia dice, gli sci un cavaliere. No. In Inghilterra, un guaccio. No. Sì, allora a Chioggia, c'ho la capretta. E infine, una curiosità per l'ultima curiosità per oggi, il camaleonte può cambiare colore non solo per mimetizzarsi, ma anche per comunicare con gli altri camaleonti. Infatti un camaleonte maschio può diventare rosso per attirare una femmina o per segnalare a un altro maschio di allontanarsi dalla sua zona di accoppiamento. Beh, insomma, anche oggi delle curiosità bellissime, però io sul camaleonte chiuderei con una autocitazione, una citazione del nostro Vianeo da Mestre che parla proprio di camaleonti. Bravo. Ma se un camaleonte si appoggia su di te, diventa stronzo. No! Sicuramente la domenica è una di quelle occasioni in cui riuniti a pranzo con amici e parenti ci si diverte con delle battute, si raccontano barzellette. Si ride. Per anni io ho avuto modo di pranzare con uno zio che era un po' come il comico della famiglia. Sì. Ah, sapevo che nella tua famiglia ce n'era uno. Per piacere. Lui si studiava tutta la settimana per stupirci con una nuova barzelletta, ma poi se la dimenticava e ogni volta ci raccontava sempre la stessa. Che poi faceva sempre ridere. Sì, perché se uno la racconta bene, comunque, voglio dire, fa sempre ridere. Certo. Ecco perché torna a grandissima richiesta la rubrica Chi l'ha fatta? Bello! La rubrica qui su Belle Monella in cui dobbiamo indovinare chi ha fatto una famosa battuta. Bravissimo. Esatto, bravo. Primo punto per Marco. Ma come? Domandati se fai adesso le ricordi tutte. Questa si chiama vendetta. Chiarissimo il tuo discorso che hai dato. Allora io adesso vi farò una battuta. La girò una battuta e voi dovete indovinare a chi appartiene. A che comico appartiene. Partiamo da una molto soft. Non è che ho paura di morire, è che non vorrei essere lì quando questo succede. Woody Allen, Gino Bramieri o Elisa di Rivombrosa? Ma come Elisa? Woody Allen. Secondo me è molto Gino Bramieri. E invece Woody Allen, altro punto per Woody Marco, Allen, 2-0. Io 2-0. Anche Elisa di Rivombrosa. È la prima cosa da dire. La seconda, mi domando, ma che faccia avrà fatto Maometto quando la montagna gli ha bussato la porta? Cosimo, il mio vicino di casa, Walter Baldi o il mio fruttivendolo di fiducia? Walter Baldi. Il tuo fruttivendolo di fiducia. Ma Pippo, questa l'avevo fatta apposta per farti pareggiare. Scusa. Punto, però quello che non sai è che il suo fruttivendolo di fiducia è Walter Baldi. Sentite questa, io ho sempre cantato fin da piccolo. Quando mi mettevo a cantare, mio padre e mia madre uscivano subito sul balcone per far vedere ai vicini che non mi stavano torturando. No! Gigi D'Alessio, Francesco Salvi o Sfera e Basta? Vabbè, facile questa, dai. Gigi D'Alessio. Invece no, l'avrebbe potuto dire, ma era Francesco Salvi. Salutiamo Gigi. Grazie, ciao. Che poi a me Gigi piace. Posso dire che anche a me piace. Anche a me. E anche Francesco Salvi. No, Francesco Salvi è stato veramente straordinario. Poi detto questo. Lui quindi, scusami, se noi avessimo indovinato questa, tu avresti detto: Esatto. Tu avresti detto. L'ultima. La prima volta che si trovò di fronte a un piatto di spaghetti, li scambiò per una versione impegnativa dello Shanghai. Questa la so. Questa è facile. Allora, se la sai, dimmi. Senza neanche le opzioni. Alessandro Bergonzoni. Tu avresti detto Alessandro Mago Bergonzoni. È Alessandro Bergonzoni. Quindi, con il risultato di 3 pari, vince Marco. Yeah! Sei in pari la prossima volta, Pippo. Ma sono già passate 2 ore, ragazzi. Già passate. Ma è già finita questa puntata. Perché il tempo vola. Il tempo vola. Come diceva Gigi D'Alessio, è proprio vola. Il tempo vola. Allora, salutiamo Gigi. Salutiamo tutti voi. Ci piacerebbe vedervi perché la radio è bellissima, ma non vi vediamo. E allora noi vi invitiamo a venirci a vedere live. Esatto. I nostri spettacoli. Che così vi vediamo anche noi. Esatto. E dove possono trovare informazioni? Su www.marcoepippo.com, tutte le date in Veneto dei nostri spettacoli dal vivo. Altre 2 ore, ma questa volta ci vediamo e ci divertiamo insieme. Noi concludiamo questa
spettacolare puntata, cioè, di Senz'altro Domenica. Dico spettacolare così a gusto nostro. Certo, autoreferenziale. Una citazione di un comico straordinario, Gigi Proietti, che dice: potrei esserti amico in un minuto, ma se non sai ridere mi allontano, perché chi non sa ridere mi insospettisce. Grandissimo. Grande Gigi Proietti. Invece noi non sospettiamo di voi, perché sappiamo che vi siete divertiti assieme a noi, Marco, Pippo e Gaetano. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. A domenica prossima. Ciao. Sorry.